Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo streaming di Sprenky. Qui siamo con un commentatore speciale. Si faccia sentire il nostro Bruno Pizzul. Prova, prova, 1, 2, va il Eccolo. microfono. Buonasera a tutti, attenzione, siamo qui. Siamo qui in partita e adesso in questi piccoli, diciamo, 2 minuti e 40 riassumiamo un po' i team. Abbiamo scelto di fare una, diciamo, guerra tra fazioni. E a sinistra abbiamo il blu team con gli Isole dell'Ombra, che è compreso da Yorick, Kalista, Thresh, Maokai e Karthus. Mentre a destra abbiamo il Freyrod che con Gragas, Braum, Ashe, Sejuani e Lissandra. Allora, mo facciamo parlare anche il nostro commentatore speciale. Cosa pensa, come pensa che andrà questa partita? Ma sicuramente sarà una lotta senza pari, ma secondo me se la portano a casa quelli del Freljord. È fatta, Ok. mi sento di dirlo, eh. Attenzione, secondo me è fatta. Secondo lei è fatta. Nel momento aspettiamo, chiediamo anche interventi dagli altri nostri due amici. Prima Maruko, che gli avevo detto di mutarsi, ma adesso lo facciamo parlare. Please, Maruko, intervenga. Maruko è sparito. Ok. No, ormai sono mutato, mi No, dispiace. Mi sono please, sentito non molto mentire. offeso. No, non verrai più, non parlerai più su YouTube. Niente Sono YouTube, offeso, basta. miserino. Miserino YouTube. Voglio solamente fare i miei complimenti a Bruno Pizzo. Mi sento onorato ed emozionato di essere qui in vostra presenza. Grazie, grazie. Attenzione, Maruko in fascia. Spunta dal microfono spento. Ok. Poi vediamo. Allora, nella squadra di Isole dell'Ombra abbiamo Z-Agost, Dibs Cartel, Dogtooth, Dente di Cane, Elite Keta e BTCL. Mentre nella destra, nel team viola, ASBI 2001, perché secondo me no, nel 2001, Pacol, Flea for Fun, SNC Inzaghi! Kamesame, Ah no, Inzaghi, scusate, attenzione! scusate, ho visto male Ho io. visto Chiedo male, scusa. no problem, e BTC Cesar. Da quando ero commentatore del calcio, ogni tanto mi parte l'embolo e vedo Purtroppo. queste cose. Ogni tanto Comunque, si 30 azzecca. secondi, la partita sta per cominciare. Attenzione, sedetevi sul divano, mettetevi comodi. È fatta. Anche secondo me è fatta. La prognosi di gioco la vedo già fatta. Il nostro commentatore ha già la partita. Ecco che sta per cominciare. Intanto vediamo questo Gragas Jungla che secondo me non mi convince tanto in questa season, però mai dire mai. Ecco che siamo in fase di caricamento. Anche se il mio PC non Attenzione, corre. vediamo un Gragas in tema natalizio. Attenzione, un A santo apprezzata la Gragas. skin. Lo Mettete un like per la aiuterà skin di Gragas. sicuramente. Un like per la skin di Gragas. Ok. Allora, vediamo che tutti hanno un PC abbastanza veloce, a parte L che è un po' indietro, quindi ci farà aspettare, ci farà parlare per nel mentre del suo caricamento. Vabbè, che Attenzione, dite? anche Maokai non scherza. Attenzione, Magari attenzione, gara, fanno a gara. duello testa a testa. Vedremo chi finisce prima. Sarà Maokai o Pentakill Karthus? Si accettano scommesse. Partono le scommesse. Attenzione, Soldi va sul lui. tavolo, attenzione. Botta d'arresto per L. C'è lo scatto di Maokai in fascia. Si fionda verso il 100%, attenzione, L un misero 1%. Ah, a me da 21, quindi figurati. Non va, L non Attenzione, va, vedo L attenzione, partire. scatto d'orgoglio. Parte la rincorsa, insegue il pallone. No, non c'è nessun pallone, che cazzo. Troppa abitudine al calcio, signor Pizzul. Abitudine, quando va, attenzione, Di Biagio.
Vediamo L che sta forse per superare. Testa a testa c'è la rimonta. La rimonta di L. Potrebbe esserci forse il sorpasso, no? non vorrei azzardarmi in cose, ma secondo me L se la porta a casa. Attenzione, L da me ha fatto attenzione, il sorpasso. Attenzione, l'avevo detto, l'avevo L detto. Vince, io, L vince. È fatta. L è fatta. Se la porta a casa, vince. Possiamo chiudere qui, signori. Mentre il nostro Lito Keta ancora indietro al 96, viene battuto miseramente. Detto da uno che aveva, dice ovunque, io ho il PC da gaming, MG, questi sono i risultati del PC da gaming. Quindi non comprate PC da gaming dove li ha comprati di Degeta, perché se no è un pacco. Guardate quanto ci fa aspettare, noi siamo ansiosi di commentare, vabbè. Fremo da commentare queste partite, è da un po' di anni che non lo faccio, però secondo me... Ecco, 100%. Ecco, arriviamo al 100%. Attenzione. Vediamo che c'è un po' di gente scioppona qui. Un po' di gente con le skin. Alla faccia della crisi. Alla faccia della crisi. Poi vediamo anche un team... Eccoci qua. Eccoci qua. Siamo nella Summon Rift. Allora, io guardo i blu e lei guarda i rossi. Così non ci... Allora. Tra l'altro apprezziamo che Sejuani con la skin da comunista sia nei rossi. Esatto. Non volevo far notare questa cosa, ma attenzione, ma è così. Purtroppo è fatta, capita tutti, che migliori. Allora, invece nel team blu abbiamo i ragazzi che sono appena spawnati ed è che cominciano a comprare. Vediamo tutti i trinket giallo. Secondo me questo Gragas porterà tanti doni alle lane con le sue gank. Esatto. Tanti pacchettini. Ed ecco che escono tutti i compatti dalla base. Solo per i rossi, loro, mentre i blu sono rimasti ancora in base. Pingano ora sono usciti. Un bash. Vorranno tentare la first blood. Vogliono l'invade. Attenzione, il mustache davanti a tutti, esatto, procede per la fascia verso la bot lane, attenzione, va nel... si bagna i piedi. Sarà il primo ad entrare, la ward, tattica. Ma non c'è nessuno. Vedremo se aspetteranno ancora. Callista intanto si appropinqua. Attenzione, rischiosa la mossa verso il basso. Attenzione, Paco. Continuano la loro corsa. Attenzione, entriamo nel vivo. Ora sembra il gatto che segue il topo. Si girano intorno senza saperlo. Eccolo. Callista viene presa. Flash. No, Callista, l'instant flash. C'è il chase da parte del team rosso. Attenzione, una bella Q. Ma si ferma qui. Ferma l'invade. E tornano a casa senza nulla di fatto, ma con un flash. In flash forse ho visto un Ial. No, un Ial no. Okay. E mi sembra anche un Inzaghi, attenzione. No, non c'è Inzaghi, non lo vedo. Ok. Tutti regollano per i danni subiti, mentre rimangono solo Asby e Free for Fun vicino alla rana. Attendono per lo spawn. Mentre l'ha trovato Mokai, si è piazzato le sue bamboline, si pulla da solo. Se non so quanta perderà molta vita, ma vai in questo punto. No, non so questa scelta, non la condivido, ma secondo me ce la può fare con un po' di fatica. Ma staremo a vedere. Anche Dragas ha perso un bel po' di vita. Bene, Sejuani mid. OMG, Sejuani mid. AP, attenzione, non è AP mid. La vita dovrebbe essere facile per il nostro L, perché Sejuani non è che rende così tanto mid. Ma si vedrà, si vedrà. Allora, intanto c'è appena Gragas al blu che si fa ammazzare un attimo, o meno quasi. Fase di studio in bot lane. Esatto. Tira la Q-Brom ma fallisce miseramente, becca un minion. Mentre nel mid e nel top fase di Puck farm. Lissandra pusha con veemenza la lane. Ma dice proprio sì, lo voglio arare. In
intanto Maokai ha già recollato, la rana l'ha ucciso, cioè quasi, quindi non ha retto. Mentre Gragas è rosso. Gragas al rosso non lo vedo molto bene, ma utilizzerà sicuramente lo smite per rifullarsi. Peccato che lo smite non ce l'abbia, però. Adesso 7 HP. Dovrà sicuramente recollare. Vediamo se sceglie. Pensa un attimo, scende verso la fascia, vedi pappagalli, ma non va. Forse tenta il gank mid, anche se ha Se tenta il gank, non so quanto buona sia questa mossa, vista la sua vita, ma staremo a vedere. Attenzione, Karthus non sospetta niente. Eccolo, arriva Gragas. Eccolo, è lui, la spanciata, non c'è il flash. Attenzione, Karthus prova la kill. Ma non riesce, e si salva. Si salva. Si salva Gragas con una botta di culo assoluta. Non escludiamo Karthus. Mentre i bot costretti alla torre, Bibbitz e Dog. Ah, grab fallito. Attenzione, un Uka non va. Non va. Brom si è portato il portone da casa. Anzi, se l'è portato da casa, secondo me. Anche, esatto. Attenzione. Sì, anche secondo me. Dando bot solo fase di poke, una bot un po' statica. Anche la top non scherza. Fase di poke parla. Sì, diciamo che abbiamo visto del movimento solo in mid lane, come del resto è abbastanza normale, cioè fase di studio nelle altre. L'ingaggio di Sejuani. Attenzione, l'ingaggio non ci crede fino in fondo. Raga, sei di nuovo lì, ma non penso possa fare molto. Sarà perché è comunista, non volevo dire, ma secondo me... Attenzione. Danno magari si fa il rosso. Vede Gragas. Attenzione, Gragas tenta di circumnavigare la mid lane, ma non va. Non va, è troppo lento. Dovrebbe dimagrire, in effetti, secondo me. Ha mangiato un pelo troppo. Lo vedo appesantito. Giusto un po'. Prende visione della giungla avversaria e stila il Gromp. Mentre top Zagosto costretto alla torre. Alessandra. Viene pingato. La stessa situazione anche in bot lane. Viene pingato il gank dalla bot. Attenzione, la rush di Ash. Stunnato Dog, ma non continua, no? Arriva Maokai. Attenzione, la gank, no, livello 3 Maokai. Non va, ha deciso di stare nel bash. Che in quel momento c'è una ward grande come una casa, ma lui non la vede. Prova comunque, tira una pigna. Prova, la vede se la mangia. Nel frattempo viene pingato il gank mid da Gragas. Ricordiamo che Karthus non ha il flash. Esatto. Non ha neanche Lial. Ma secondo me, mi sento di dirlo, questa gank se la porta a casa. Invece no, è fatta, no, rinuncia, no, ci ripensa. Attenzione, esce, è sul Kimalate, fa vedere beatamente, si prende anche una Q in faccia. Mentre la bot, e se la ride. Niente, non se la passa molto bene, assieme alla top, viene full poke la top. Povero Yorick sotto torre. Intanto vedo molti Sejuani, un engage di Kung Fakus. Attenzione, continua, ma si fermerà qui, con nulla di fatto. Abile maestria di Karthus nel salvarsi la pellaccia un'altra volta. Esatto, questo Karthus sta avendo un po' di sculo ultimamente. Ma trattandosi di non morto, non so neanche se abbia la pelle. Poi vabbè, staremo a vedere. Sono top tutti e due a poca vita. Yorick decide di decollare, anzi no, cambia idea. L'engage potrebbe essere decisivo per i due, poiché Yorick ha Ignite e Lissandra no. Lissandra ha anche usato già la ulti, quindi non credo che diverà. Tenterà la rush da lontano, ma finisce anche il mana, quindi... Un hook di trash. Attenzione! Ma non va. Non va, attenzione, la Q! Niente di fatto, di nuovo. Vedo Sejuani muoversi nella giungla, forse andrà per il blu. Sì, va per il blu. Allora la top recolla. Vedremo che andrà a coprire la lane.
Bene, vediamo che però il blu è stato preso da Gragas. Attenzione, still non voluto di Gragas. Ma secondo me se l'è portato a casa apposta. Secondo me anche. Attenzione, se Giovanni tenta un gank bot. Attenzione, fidati di me se l'hai inculato apposta. C'è la ward nel bash, infatti indietreggiano. Viene poccata. Attenzione, va Brom, Sejuani con un'abile mossa. Grab Brom, flash. Il grab. Due flash. Grandissima azione di flash che si salva. Freccione. Ma arriva la freccia, non va. Attenzione. Via Gragas. Parte anche non Gragas, non va. Attenzione. Attenzione, esosto. Gragas non riesce a uccidere il flash. Oh mio Dio, l'outplay. L'outplay. Attenzione, arriva anche Karthus. Arriva Karthus che cercherà di prendersi la kill. Lo prende Maokai, lo prende Maokai. Maokai. First blood. First blood per la squadra delle ombre. Esatto, l'isola delle ombre. Prende first blood con Karthus. Grandissima azione da parte di Thresh, lasciamelo dire. Ma non da parte di Gragas. Ma non da parte di Gragas, che è andato troppo sicuro con la a causa del sovrappeso non è riuscito a tirare il regalo come voleva. No, perché lui l'ha tirato andando sicuro che l'avesse ucciso, invece no, che non l'ha preso. E invece non va. Intanto l'isola dell'ombre tenta il drago. Bene, se lo porteranno anche a casa. Arriva Braum. Arriva un Braum solitario che becca Giorgio. Maokai potrebbe essere. Attenzione, Maokai in brutta posizione. Lo vede flash. L'orso. Gli flash via. Attenzione, bella giocata. Ma danno top. Si ingaggiano male. Tutti e due con poca vita di nuovo. Ma Lissandra potrebbe avere la meglio. Perché ha un po' più di vita. Ma c'è il sustain da parte di Yorick. Va la qui Lissandra. Nasconde in fascia. Attenzione. Ah, Yorick. Flash. Attenzione, Yorick. Il flash da parte di Yorick. Danno la bot lane. Arrivano i minion. Oddio, vince Yorick. Se la porta a casa. Un'altra kill per le ombre. Dando nella bot è stata uccisa Kalista da Ashe. Attenzione, Gragas proverà un altro dive. Tira il regalo dentro al bash, ma non c'è. Danno la mid viene pushata male da Sejuani. Torna indietro. La bot purtroppo. Perché ha scritto null. Marco Maruco è chiamato all'intervento. Attenzione, Maruco in campo. Assisteremo al cambio. Maruco Sone non è in campo. Ok, è andato Maruco. È andato, abbiamo perso l'uomo. Ci sto. Jason, penso che abbia capito. Maruco. Ok, intanto ha botto un look fallito di Dug. Dog lo chiamavano dente di cane. Mi passi il link dello streaming? No, sto streamando ora, Nabbo, non parlare. Ah, ok. Allora, cosa pensi? Fino alla fase di farm a Rass in bot lane, abbastanza noiosa. In effetti. Nessuno le... Attenzione, mid, questo Gragas continua a camminare per le lane senza nulla di fatto. In effetti non si fa sentire. Ovviamente con l'azione di Dio che sarà deludente. Attenzione, esce. Attenzione, top. Attenzione, Maokai viene catturato. Viene stunnato. Un flash spantata. Arriva in aiuto Yorick, Lissandra. Attenzione. La ulti. Se la può fare, se lo porta a casa. Va con lui. Non sa di essere. Però c'è Yorick che continua su Lissandra. Attenzione, il chase. Attenzione. E se lo porta a casa, seconda kill per Yorick. Danno, vogliono quel Gragas con un po' di pochissima vita. Vogliono quel Gragas, ma non lo vedono, non hanno visione. Che ha portato a due kill, no, una kill su Kalista. Questo me lo rivedo un attimo. Lo faccio anche rivedere. Bella ulti piazzata di Braum e la kill. E decisamente qua Abraham ha dato il meglio di sé. Il riscaldamento pre-partita si è fatto sentire. Bene,
siamo 1-0 per la squadra del Freljord, che però sta subendo in kill, ma è comunque sopra grazie a quel a questa azione. Esatto. D'altronde l'avevo detto all'inizio, secondo me se la portano a casa è fatta. Questa volta forse Cetuani viene verso blu. Sì, perché ragazzi se n'è andato proprio. Raga, si allontana previdentemente, dato l'ultima gaffe. Era inciampato malamente e l'ha ucciso di panza. Esatto. Attenzione, ma magari spottato e qua, chiuso. Attenzione, no, va Brom. Non va Brom. No, però non viene seguito. Ash fuori posizione da sola. Ash fuori posizione. Attenzione, tutti di Gragas, tutti proveranno l'engage. Callista nei guai. Se Callista viene shottata male. Guarda, arriva nel rinforzo. Entra anche Maokai, arriva. Dog anche shottato male. Ci prova L, ci prova L. Prova L che se non la porta riesce. A casa, no, non va, attenzione. Non va L. Grandissima giocata da parte di Ash. L non mana, Gragas neanche. Rimango tutti attenzione, ci penserà Giorgio. Secondo Gragas me fa lo sgambetto. Lo smite. Il flash di Brom. Lo smite di Gragas, non so perché. Proverà la Q, non va, attenzione, ma ci pensa Gragas con un ottimo regalo di Natale. Siamo anche in tema, attenzione. Infatti. Siamo tutti più buoni, si fanno i regali. Lì. E questo è stato un bel regalo, cosa ne dice lei? Anche per lei è stato un bel regalo questo. Questo è stato proprio un bel regalo perché porta la squadra del Freljord a più 4k, attenzione. Attenzione, dalla torre mid viene distrutta. E il divario aumenta. Adesso sono 6k. D'altronde l'avevo detto, se la portano a casa è fatta. È fatta. Fidati di me, è fatta. Ma mi fido sicuramente. No, Gragas decolla in giungla blu, no, si ferma. Attenzione, brutta posizione per Gragas, contando che non ha mana. Viene spottato da uno Yorick selvaggio. Arriva Brom che scuda il nulla. Muore. E muore, un'altra kill per Yorick. Attenzione la ulti di Brown per salvare il di Brom, ma salvare gli Szechuani, però muore. Salva il suo mid laner, se così si può chiamare quel comunista sull'orso. Esatto. 2v5 mid. Il comunista sull'orso. Attenzione, forse tentano il secondo drago. Tentano il secondo drago e questa potrebbe essere che anche se una buona mossa. Anche se vedo sono in vantaggio, comunque sono sotto di 2 danni. Ricordiamolo. È fatto, il secondo drago è fatto, se lo portano a casa. Vengono poccati male l'Ash. Vengono poccati male, c'è l'intervento di Lissandra, vogliono ingaggiare signori. Ottimo ult di Thresh che si butta dentro. Ulti di Lissandra che Lissandra potente, non peccato uno ma muore. Anche ulti di Gas. Ulti di Ash, attenzione, ulti di Ash che non ci crede, invece ci crede con l'ultima freccia, tornando 4, indietro. 4 ha sparato al contrario. Ult per i Freljord. Attenzione, back allo slow. Ma non ha mana, non so se riesca ancora a slowarlo, Sì, invece. Attenzione, però non arriva a range. Non arriva, gli parte il critico. Un altro attack e se va. Se va. E li porta a casa. E se la porta a casa anche lui, attenzione. Di vario aumento. Arrivano Yorick fittato. Ma tra virgolette. Tra virgolette, sì, beh, perché è Yorick, è inutile, quindi. Apprezziamo lo sforzo. Fantasmini ovunque. Ci prova Yorick, il chase parte. È partito il chase, secondo me ne approfitta. Viene ucciso dalla ulti di Gragas. Ho sentito Rekt. Anche io. Viene cesato. Attenzione Brom, becca un'ottima Q, ma non viene seguito dal team. D'altronde il suo AD carry non ha mana. È andata già di culo con Yorick alle chiappe. Attenzione, tentano di intercettare Lissandra bot. Lissandra si sa che quando split pusha con l'auto attack può distruggere torri come se fosse quando scappa come burro. Infatti se ne accorge e scappa. Bella ward di L, attenzione fuori oppure no. Mi sembra un po' fuori questa ward. Ma secondo me è un fuoricampo. Sì, anche secondo me. Intanto viene ingaggiato. Non so se ci sarà rimessa laterale. La lista viene orgiata. Alla ulti di Sandra.
D'altronde si sa che nel mondo dei morti, le misure sono quelle che sono. Certo, nel mondo dei vivi. Ma qua viene non si fa male. Io all'inutile di L. Era provato a nascondersi nel bosco, ma l'hanno visto comunque. Anche se era un albero. Devo dire che io c'ero cascato del tutto. Se ne continua il poke di Lissandra. Però se ne va. Karthus ci prova e se ne va. Ottimo recall fuori dal bush da parte dell'orso. Ma non ne approfittano. Danno, tenta il push Ash. E si porta push mid che funziona, però se non se ne va viene catturata. Viene stunata. Bene, invece lo stun ci prova, ha detto morta per morta me ne porta a casa uno e ce la fa. Però si salva dopo, non si salva. Però non so, lo shutdown su Callista. Danno top, Braum e Gragas corrono da Yorick. Viene stunato. Continua la lotta furiosa. Gragas costretto a scappare. Arriva Lissandra in aiuto. Partirà il Chase. Non so se riusciranno a catturarlo. No, non lo riesco. No, non va. Si salva un abile Kite e Fantasmini. Vediamo questo Mokai decisamente poco incisivo nella partita. Non fa altro che mimetizzarsi tra gli alberi e venire sgamato egregiamente. Dando Lissandra e Braum si appostano. Ecco che Braum ha detto che ci riprovano. Ma Lissandra un ulti, una Q, W, entra Braum e se lo porta a casa. Va lui. Team Blu sale per uccidere Lissandra e Braum. Sale praticamente tutto il team. Attenzione, sta salendo tutto il team. Va Maokai, fa la prima cosa forse utile del game. Tutti di Braum che allontana tutti. Sono costretti a indietreggiare. Pur essendo puntato. Bene, viene rectato trash di cattiveria. Ma critico. Un ulti a caso di Gragas. No! Non va la freccia. Va. Arriva su L. Una gangbang di cattiveria su Karthus. E essere gangbangati da uno con un portone e un orso non deve essere il massimo. Va a vantaggio vede Viola questa partita. Ma secondo me, fidatevi di me, ma il Yorick carierà il game. Bene, abile mossa per fuggire di Braum. Salta su Ash. Ma non riesce ad arrivare, ma vai. E se la sfila a gambe levate, va in fascia. Se le decidono di girarsi, non ho capito il motivo. Vogliono Maokai. Vogliono Maokai. Incanta di Sandra che abilmente si scuda, ma c'è l'ulti di L. Un po' grid in questo frangente il team rosso. Tanto tenta di prendere Braum. Con pochissima vita Braum. Abile mossa, ma forse non basta. Non va. Viene cesata anche Ash. Ah, che non continua a correre. Che non continua, ma dite, uno me lo porto a casa. Ah, e infatti. Se lo porta a casa, parte il critico. Attenzione, signori, che critico. Che critici questa Ash. Era dai tempi di Lizara Zu che non vedevo cose del genere. Esatto. Se ne arriva l'orso. Non ce la fa. Gragas intanto si muove verso la top lane, ma decide di cambiare idea perché c'è un drago. Attenzione, vogliono contestare il drago. Il terzo drago, no, signori. No, Gragas non hanno il drago, vogliono contestare. Vogliono contestare il primo drago, attenzione. Esatto, che per loro sarebbe il primo, per i rossi. Però il team blu, il jungle del team blu è bot a farmare. Infatti decidono di ucciderlo e potresti prendere il drago tranquillamente. Decidono di punirlo. Per prendersi il drago poi dopo. Attenzione, flash spantata e un'altra kit per Lissandra. La regina del Flayord continua così. Ora potrebbero fare il drago tranquillamente. Attenzione. Braum ha detto che può cesare. Attenzione, un ulti che lissa i baffi, però c'è anche quella di Sejuani. E anche quella di Braum. Attenzione, c'è del ghiaccio ovunque.
ghiacciolo. Sinceramente non so come il Team Blu riesca a stare in piedi. Intanto Ash fa il primo drago per i rossi. Un'altra ulti fallita di Gragas. Ma segue tutto il team. Attenzione, viene ucciso. E Yorick. Se ne porta a casa un altro. Arriva di gran carriera. Yorick prova a vendicarsi. Però. Oh mio. Non riesce a portarsela a casa. Non va. Danno Sejuani, viene rectata. Abile scudo di Brom in questo presente che salva Ash, che viene burstata male perché torna dentro. Intanto anche Gragas riesce a uccidere il Rash. Ho sentito un'imprecazione di Brom. E allora te le cerchi? Io te ho salvato. Tu torni dentro. Comunque, piccolo, diciamo, torni indietro. Io vado a quello prima, è stato detto i problemi di connessione. Mi riferisco alla regia. Ma bene, Maokai continua il suo farm. Vediamo gli oggetti completamente inesistenti. Cioè, no, oggetti completi zero. Lissandra sta cercando di venire uccisa dal blu e ci sta anche riuscendo bene. Yorick la vede. Yorick, fantasmino, ma il fantasmino è più attratto dal blu. Vorrei vedere, è più grosso. Viene ultato Yorick. Attenzione, viene ultato. Trolla male. Grandissima giocata. Un altro fantasmino. Che è spastico, non sa dove andare. Adesso. Karthus intanto ulti. Però Karthus vuole punire. Vuole punire tutti Karthus. Regala regina del Freljord se ne solo va. Per i soldi. Questo Karthus ha affamato di soldi. The big money. Regala solo per i money. Poi sta fermo in base. Attenzione, un hook. Fallito però. Ma Brom mette il portone e dice prova a bussare, vedi se ti apro. Ma secondo me non ha aperto, perché mi sa che... Oh, bella ulti di Ash. Attenzione, un ulti, critico. Il Verma Slow del Team Freljord collapse con Sejuani che tira un barilotto di non so cosa, forse Room. Attenzione, due kill per il team rosso. Ottime kill. Ottima azione qui da parte della bot lane del Team Freljord. Attenzione, top, Lissandra ingaggia Yorick. Intanto sono 13k sopra come 13 sono Yorick dei kill. Yorick va per la torre. E scappa. Mentre Mid Sejuani è entrata dentro. E anche Brom ha detto se tu vai dentro entro anch'io. Tenta il push della torre, ma Karthus continua a poccare. Attenzione, i danni di Ash si fanno sentire. Karthus la pocca, ma è costretto a indietreggiare. La torre va giù abbastanza facilmente. Sejuani si butta al di là dell'inhibitor. Tanto viene orgiato di Yorick Top dal panzone di Gragas. Prendono anche di Nibito i rossi. Vabbè, vengono cesati, ma il Flayer deghiaccia qualsiasi cosa. Tolgono la ward. Barilotto di Gragas. Un regalo per L. Esatto. Quando Cesar scappa. Attenzione, Lissandra, il flash di Maokai che viene burstato con una Q. E anche una V aggiungerei. Mentre i mid recollano Brown e Ash. Lissandra vorrà fare la giocata del secolo, si apposta in fascia, pronta ad entrare, aspetta solo il quarto uomo, chiede di il permesso con la tavoletta numerosa. E invece viene cesata da Yorick. Ma riesce a scappare. Si fa una risata anche prima di teletrasportarsi. Ma Yorick continua, ha detto che ci crede. Detto me la porta a casa. Dopo vede l'intervento di Brom e Ash e decide di andare in panchina. Attenzione, Dog, ti hai preso fuori posizione. Fa finta di avere crampi. Viene panzato male. Panzato male dalla Gragas. Danno anche la di Kerry. Kalista viene presa. Attenzione, l'orso. Il tentativo inutile. Uno contro due. E se riporterà a casa tutti e due. Perché arriva ulti anche il team, un ulti di Gragas. Un'altra panzata di Gragas. Le pantate fanno male, un ulti di Ash, attenzione, la cuffelita di... e l'ulti anche di Brom. Adesso tenta una Gragas ha detto, mi sa che dai di nuovo, prima mi è andata bene, me li faccio tutti e due, pantata ancora e muore, però. Ma ci lascia le penne. Yorick si dedica con la Yorick. La ultra passiva e prende lo shutdown. Troppi al, troppi al, si è riappullata.
Vabbè, che Cartus viene se ingaggiato. Cartus ha detto che si ferma per mettere un muro. Brom, vai in aiuto. Lo Zonia, l'exhaust non è servito a niente, ha annullato l'effetto. Brom ha detto che ti picchio col portone. E in effetti gli aiuta il Shady Carry a portarsela a casa. Anche Calista ultata. Attenzione a Sejuani. Senza vita si butta dentro. Ed è Ward. Ho sentito Ward. Ward alla regia. Intanto Mogai prova a difendere la bot. Viene pingato un Baron dai rossi. Pingato un Baron e un drago. Un drago che spawnerà tra 20 secondi. Vedremo la spanzata di Gragas su cosa andrà a sbattere. Penso che stia optando per il drago. Viene grabbata Lissandra. Viene grabbata, ah. Ottimo grab e viene punita. Attenzione, Maokai fa la prima giocata. Cioè, Ash da sola bot. Non so cosa voglia fare. Ash da sola, senza mana. Penso che pusherà solo e dopo preparerà il drago. Esatto, torna indietro per il drago. In effetti l'avevo detto io. Fidati di me, lo dico. Attenzione, è appena passata dal bash e butta la visione in quel bash. Non l'ho capita, attenzione, signori. Team Blue va per il drago, va a contestare. Attenzione, cercheranno lo steal di misura, ma arrivano troppo tardi. Vengono ricacciati, Viene buttato dentro Thresh, che si prende la kill, ma viene lasciato. Attenzione, grandissima giocata di Pesce ancora, che con un ottimo exhaust, un flay. Niente, ma non va. Arriva Lissandra col teleport. Ultra arriva Lissandra, ulti su Zonia di Cartus. Ma viene che dura estremamente. Ulti su Yorick di Sejuani. Vogliono anche lui. Lo vogliono portare a casa. Attenzione, grandissima giocata. Forse si porterà a casa Sejuani. No, perché si era concentrato su Brom, il nostro fantasmino. Ah, ci prova a finire sotto la torre. Attenzione, Lissandra ha detto che va e viene punita malamente dalla torre. Dando 39 push di 2 bot. A questo punto i danni di Ash sono esorbitanti. Viene presa dalla bambolina. Dal bonsai. Stanno tentando anche viene pingata una Sejuani top. Non ci sa il motivo. Dal motivo. Forse perché hanno visto che è comunista. Intanto i super minion pushano un po' di mid. Yorick tenta la difesa. E riesce. E ce la fa, scudato dal nostro grandissimo Thresh, che ha dimostrato delle ottime abilità in questa partita. E direi di sì. Leone Gragas prepara la zona del Baron. Guarda bene. E si avventura per la giunta. Tira Doni al blu, spanzata sul blu. Dando L va ad intercettarlo. Si vede un L che si avvia al 2, ma troppo tardi. Troppo tardi per L. Mentre Gragas si appresta a fare Giorgio. L lo spotta. Viene spottato da Cartus. Ma non va. Che tira timorosamente delle Q. E non va. E non va. Allora ha detto vado a trovare il Baron. È fatta. E me lo porta a casa. No, non si lo porta. Attenzione, viene razzinato da Gragas, spanciata. Una sbevazzata, mi sa però che questa cosa non è a favore di Gragas, infatti L dimostra un'ottima giocata. Intanto mid, Thresh, viene stunnato, grazie alla partita di Brown. Ma interviene Yorick. Ah, Kalista shottata, anche Yorick, tutti shottati da Ash. Anche Maokai, attenzione, Ash non, non ne ha per nessuno. Li vuole tutti. Prendo anche il mi sa che questa è la fine del game. Signori, Cartus, ci stiamo. Oddio, i danni. Cartus viene shottato male anche lui. Ottimo grab però da parte di Thresh che lo costringe. Cartus deve prendere le palle, ma non riesce. Non ce la fa. Rimane solo Dog a difendere, purtroppo. Stanno tentando l'altro inibitore. Attenzione, questa sarà la partita. Una torre andata. Una torre andata, si sta tankando la torre, non si sa per qual motivo. Tanto Ash gridi, va su Calista, viene grabbata. Attenzione, Ash viene quasi portata, viene portata dentro. Nella base, se la porta a casa. La porta a casa, costretti a scappare gli altri due. Possono ingaggiare. Non è fatta, riescono nel tentativo. Con un'altra abile giocata di Thresh, la partita è salva. Dove dopo ci sarà viene sfondata dei minion. Ci sarà il kite, arriva Gragas con flash spanzata. Exhaust Yorick
ultimi di stanza. Un altro hook, attenzione. Ma non sei. Play. Ulti di Braum. Double kill. Ulti di Braum. Che non consente però a Gragas di scappare. Continua la pure in fascia. Attenzione, Inzaghi dal Barch. Che esce anche lui. Si salvano. Viene pingato dai rossi di vincere, di andare a vincere. Ma nessuno se li caga. I minion provano il push. Continua il Jayce. Non viene presa. Flexione. Arriva la Sejuani, un ulti a caso di Ashe dall'alto. Sejuani arriva da dietro. Sejuani sciolta male Callista. Dog da solo, non viene presa dall'ulti. Attenzione, Dog non va. Non va. Ok, è regolato per difendere. Tabelle dice non si scrive nulla dopo 10 minuti che è stato scritto. Comunque viene riportato, è portato un all'ordine. Po' tardi MGL, è importante che sia fatto. Comunque dopo questa partita comincio a credere molto di più al detto uomo di panza, uomo di sostanza, vedendo Gragas. Ha un po' abusato delle flash spanzata, però attenzione, ha funzionato e se li ha portati a casa tutti. Esatto, proprio tutti. Attenzione, cercano di aggirare il team avversario nascondendosi nel bash. Arrivano in tre. Ma Gragas giustamente non ci sta, è un po' stretto. Attenzione, un TP direttamente in base. Un ulti istantaneo viene portato e Braum si prende la kill. Se la porta a casa. No, inhibitor preso anche dai rossi. Va per la torre Gragas. Attenzione, parte un ulti su Callista. Vediamo se riuscirà a shottarla. No, perché viene gankata. La torre è danno distrutta da Gragas. Continua. Attenzione, Braum scuda tutti i danni in arrivo. Ash due kill. E se la porta a casa un'altra. Attenzione, il gruppo Felliot. Arriva il nostro eroe Thresh che ci riprova a salvare il game. Brutta ulti da L. Entra in base, Gragas. Non ce la fa. Attenzione, viene preso Braum. Porta a casa uno, se ne porta a casa un altro. Anche Gart se ne porta due a casa. Ma la partita è vinta. Ma la partita. L'avevo detto. Era fatta. Era fatta già dall'inizio. L'aveva detto. L'avevo predetto. Dando il vittoria esce dopo due anni. Allora, tutto merito di Inzaghi. Finita la partita. Vi salutiamo io e il signor Pizzul. Quindi alla prossima. Ci...